siamo pronti ad aprire la scatola dei misteri. 3, 2, 1. Ciao a tutti, io sono la tigre di Vittorio e oggi farò io il video. Ah, mi è piaciuto? Non è vero, scherzavo. Ciao a tutti, Vitto Family. Io sono Vittorio e voi siete la Vitto Family, la famiglia più gigantesca al mondo. Io voglio tantissimo bene, grazie. E ovviamente non sono solo, con me c'è anche la nostra migliore amica Vera, la cagnolina. Dicevo, Vera la cagnolina! Non mi troverà. Un momento solo. Vera? Vera, dove sei? Vera, ci sei? Sorpresa! Vera, ma stai sempre a giocare a nascondino tu! Ma mi piace tantissimo! Ah, perché Vitto Family dovete sapere che è Vera, adora sempre farmi gli scherzi, vero? Sì! Però anch'io faccio un sacco di scherzi a lei! Sì, me ne fa tantissimissimissimi, però io mi vendico sempre! Sei pronta per il video di oggi? Sì, non vedo l'ora di iniziare, cosa facciamo? Ah, questo è il balletto di Vera! Ciao, Vera! Sì, balliamo! E questo qua, come potete vedere, è il mio nuovo pigiama a forma di tigre. Guardate, ho anche la coda. Vera, ma è più lunga la tua coda o la mia? Non la so, aspetta, facciamo la gara. Misuriamo le code. Mi sa proprio che la mia è più lunga. O forse no. Vitto Family, scrivete nei commenti, secondo voi, qual è la coda più lunga di tutte. Nel frattempo facciamo il ballo della tigre. Vera, salta, dai. Non sarà un po' pericoloso? Non è pericoloso, è tranquillo. Ok, forse un tantino avevi ragione, sì. Io vado. Vitto Family, oggi ho due notizie incredibili. Ovvero, la prima è che tra poco verrà mia cugina Veronica. Per chi non la conoscesse, è lei. Ciao, foto di Veronica. Ciao Veronica, come stai? E la seconda notizia invece è che da stamattina sto sentendo degli strani rumori provenire da questa camera. Però il problema è che non riesco a capire da dove provengano. Ma chissà, secondo me saranno i vicini di casa, fanno sempre un sacco di rumore. Vitto Family, che ne pensate di fare un bello scherzo a Veronica prima che arrivi, sì? Possiamo nasconderci dietro la porta e poi appena arriva facciamo boom! Sì, facciamolo, venite! Tigro, tu sei pronto? Qua, noi ci mettiamo qua dietro così ci facciamo lo scherzo. Vittorio, sono prontissimissimo! Ok. Attento perché mi sa che stanno arrivando. Sorpresa! Seconda star di questo episodio, ovvero lei è la mia cugina, lei è Veronica! Veronica? Veronica, forse qualcun altro sta giocando a nascondino come Vera prima, è vero? Ti ho vista? Vitto Family, lei è Veronica, Veronica! Ciao! Zappa! Molto piacere! Brava! Sei bravissima, Vera! Ciao! Molto piacere, sì, io sono Vittorio. Sono davvero felice di fare la sua conoscenza. Ma ti conosco già. Ok, sì. Bacio! Basta riempirmi di bacetti! Che gioco facciamo? E se volete avere anche voi la maglietta ufficiale della Vitto Family, potete prenderla su Vittorio Loffredo e... Bey! Buttiamoci tutti sul letto! 1, 2, 3! Siete pazzi! Vera, ma noi ci stiamo divertendo! Ha detto Vera che siamo pazzi.
Non è vero, Vera, siamo super pazzi. Ha ragione Veronica, noi siamo super pazzi, non pazzi. Ok, allora io nel frattempo vado sotto il letto nel caso accada qualcosa di strano. Allora, no, possiamo fare come gioco. Ciao a tutti. Rex, cosa c'è? Voglio raccontare una barzelletta. Ok, Veronica, Rex vuole dire una battuta squallida. Vabbè. Sì, ascoltate tutti. Allora, saprete quando potrò aprire la porta? Quando mio padre mi porta le chiavi, capita? A me faceva ridere. Va bene Rex, questa te la diamo buona. Sì, è stata divertentissima. Sì, ok, e noi per questo che ti vogliamo bene. Sì, anch'io vi voglio bene. Allora, Vito Family, stavo pensando... Cosa hai sentito? Cosa? Dei rumori, ho sentito dei rumori. Dei rumori? No, io non ho sentito niente. Che rumori? Ma come fai a non sentirli? Dei rumori c'erano. Vito Family, voi avete sentito dei rumori in camera? Io non sento niente. Veronica, sei sicura? Sicurissima, ma come fai a non sentire? Vera, hai sentito dei rumori? Vito Family, forse sono quei rumori che sentivo anch'io stamattina. Ma da dove vengono? Oh, è vero, c'è qualcosa. Ok, io... Veronica, vai a cercare tu, per favore. Perché? Dobbiamo andare in fondo a questa storia. Cos'è che fa questo rumore? O in fondo alla casa o in fondo al mare. No, ma provengono da qua in camera mia, mi sa. Ecco, di nuovo hai sentito? Dov'è? Rex, dove vedi i miei rumori? Forse c'è qualcuno. Ehi tu, se c'è qualcuno in camera, sappi che stiamo venendo a cercarti, capito? Ah, mi sa che forse ho capito. Veronica, dove sei? Noi non abbiamo paura di te, la Vito Family non ha paura di nessuno, mi dispiace. Veronica. Allora, secondo i miei calcoli il rumore... Eccolo di nuovo! No, non è possibile! Era Foxy che faceva quel rumore! Non devi fare casino, sempre tu! Ma Foxy non è vivo! Giusto, allora aspetta, cos'è che faceva quel rumore? Oh, forse quella scatola? Oh no, è vero! C'è la scatola di misteri che ancora dobbiamo aprire! È pesantissima, Veronica, vieni, dammi la mano! Ok, tieni. No, non intendevo la mano in quel senso, intendevo dammi la mano a sollevare questo. Morga! Ce l'abbiamo fatta! Ma cosa ci sono qua dentro, i mattoni? Perché giustamente Vito Family, per chi non lo sapesse, dentro questa scatola si nasconde un qualcosa di misteriosissimo. E l'unico modo per aprirla, appunto, era quello di arrivare a 570.000 iscritti, e ci siamo arrivati. Quindi adesso è giunto il momento di scoprire che cosa c'è. Secondo te cosa c'è? Non lo so, forse è un poco pericoloso. Non lo so, Vittorio, ma qualcosa mi dice che non dovremmo aprirlo. Perché no? Perché potrebbe essere pericoloso. Vera, ho un cattivo presentimento, Veronica. Ma Vera, stai tranquilla, non potrebbe mai succedere nulla di tanto pericoloso. Esatto. Vito, apriamo la scatola. Allora, Vito Family, siamo giunti qua tutti quanti riuniti per scoprire che cosa si nasconde qua dentro. Al tre apriamo. Uno, due e... Finalmente siamo pronti ad aprire la scatola dei misteri. Chi è pronto? Io sì, maestra. Anche io. Allora, 3, 2, 1. Ho paura, bambino. Apri. Aspetta. La scatola ha fatto la puzzetta. Ok, scherzavo, vado. 3, 2, 1 e... non guardate. Cosa c'è? C'è una mela! Mia! No! Io ho fame, potrei... Che
cos'è questo? Voglio leggiamo questo messaggio. Che cos'è? Chiunque mangerà questa mela avrà tutti i superpoteri del mondo. Buon appetito. Beh, oddio, che figata, mangiamola subito. Sì, che bello. Aspetta un attimo, ma questo significa che se do morso a questa mela posso fare i salti in aria e tipo iniziare a volare come Superman? Sì, mangiamola.